Shalom a tutti. L'altare che c'era nel santuario misurava 32x32 cubiti. Ogni cubito sono 40 rotti centimetri. E c'era una rampa per salire sull'altare. Adesso vi faccio vedere anche il disegnino. La rampa e l'altare erano fatti integralmente di pietra. Però quale pietre? Pietre speciali che non hanno toccato ferro. Cosa si faceva? C'era una valle che si chiamava Bet Kerem. Lì scavavano in profondità fino a che arrivavano a un posto che mai l'uomo ha scavato lì. E da lì prendevano delle pietre intere che non hanno toccato ferro, perché se la pietra tocca ferro, questa pietra diventa invalida, va scartata. E anche se la pietra si rompe un pezzettino, gli manca un pezzettino, cioè la pietra non è integra, anche quello non va bene. E così si costruiva l'altare con queste pietre integre che non hanno toccato ferro. Se dopo che l'altare è costruito una pietra si rompeva un pezzo, allora si cambiava la pietra, si toglieva la pietra e si metteva una nuova. E due volte all'anno sbiancavano l'altare con la calce. E Rabbi dice che ogni venerdì lo sbiancavano con un strofinaccio per togliere il sangue. E quando mettevano la calce due volte all'anno, prima di Pesach e prima di Sukkot, non usavano un attrezzo in ferro, perché magari l'attrezzo tocca la pietra e la rende invalida. Perché? Perché il ferro accorcia la vita dell'uomo e l'altare è stato costruito per allungare la vita dell'uomo, perché l'altare fa perdonare i nostri peccati, che uno dovrebbe morire per i suoi peccati, invece l'altare ti fa perdonare così puoi continuare a vivere. E dunque non è giusto che una cosa che accorcia la vita vada a toccare una cosa che allunga la vita. Shalom a tutti.